Allora, buongiorno, seduta di consiglio del 26 maggio del 2021. Predisponiamo l'appello, Tosserone. Allora, predisponiamo l'appello della seduta del Consiglio della terza circoscrizione di giorno 26 maggio 2021, ore 9:39. Sant'Angelo non c'è. Adelfio. Adelfio non è collegato. Non è collegato. Bruschetta. Presente. Gulemi. Presente. Ilardi. Presente. Prester. Presente. Quartararo. Presente. Rappa. Presente. Tarantino. Presente. E Terranova. Presente. Adelfio. Dottoressa, buongiorno, io presente. Sono presenti 9 consiglieri, il numero legale c'è. Il Presidente può procedere alla nomina degli scrutatori e naturalmente prestiamo il consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. Allora, scrutatori, Bruschetta, Tarantino, Quartararo. Diamo lettura delle comunicazioni pervenute in Sì, circoscrizione. mi ricordo che ieri ce n'era una di Terranova che non abbiamo letto. Sì, diamo la lettura. Allora, richiesta di seguito in via Santa Maria di Gesù, lato Valle di Viale, Regione Siciliana, con la presente su richiesta del sottoscritto consigliere della terza circoscrizione, Francesco Terranova, considerate le segnalazioni dei cittadini residenti, si chiede un intervento per il diserbo nella via in oggetto. In particolare dall'angolo con via dell'Orsa Minore all'angolo con via Antonio Gramsci. Certi di un vostro riscontro, si porgono cordiali saluti. Poi ci sono. Sollecito rimozione autovetture incendiate in via Paratore, quartiere Oreto, di fronte a Scuola Media Cesareo. Il sottoscritto Bruschetta Saverio, consigliere della terza, chiede al comando dei vigili urbani, servizi ambiente, la rimozione dell'autovettura incendiata nella via in oggetto. Poi abbiamo il consigliere Tarantino. Il consigliere Tarantino, praticamente pari dismessi, quartiere Bonagia. Egregio consigliere, si fornisce il riscontro relativo ai sostegni di pubblica illuminazione dismessi nel quartiere Bonagia, che non presentano più le necessarie condizioni di sicurezza in termini di stabilità, anche in relazione alle specifiche indicazioni varie contenute nella richiesta. Si precisa comunque che la catalogazione dei pari rimossi viene effettuata dalla nostra società non sulla base della circoscrizione di appartenenza, bensì sulla base della cabina e o quadro di alimentazione, oltre che dell'indirizzo. Via Bartolo Longo non risultano pari dismessi. Via Guido Rossa, pari dismessi 3. Via Mico Geraci 2, pari dismessi, no, via Mico Geraci 2, pari dismessi, angolo via della Martora. Via Placido Rizzotto, 18 pari dismessi. Via Damiano Logreco, altezza civico 18, un palo dismesso. Via dell'Allodola, 3 pali dismessi. Via Pernice, 2 pali dismessi. Via Santa Maria di Pompei, 4 pali dismessi. Via Papa Giovanni, palo via del Bassotto, angolo via Papa Giovanni XXIII, ricollocato nel 2016. Cordiali saluti, Presidenza AMG. Quindi questa è una nota in risposta ad una. Ad una richiesta del consigliere. Ok. Ad una richiesta del consigliere Tarantino. Quindi ha risposto dicendo, ha fatto una situazione, diciamo, in quasi Sì. tutto il nostro territorio, più che altro a monte, che Sì. penso pure zona Oreto Bassa ci saranno questi disagi. Bene, ci sono altre richieste da parte dei consiglieri? Abbiamo terminato?
No, un attimo, un attimo. Sì, no, no, scusi, scusi. Poi vi è un sollecito, rimozione vasche, Eternit, via Rocco Iemma, muro di cinta, scuola elementare, Rosolino Pilo. La sottoscritta chiede nuovamente di sollecitare l'azienda competente alla rimozione urgente di numero 2 vasche abbandonate sul marciapiede della via in oggetto. La consigliera Rappa. Poi vi è il consigliere Tarantino, ripristino numero 2 punti luce spenti, di cui uno con armatura mancante in via Amico Geraci, ex via della Giraffa, all'angolo con via dell'Antilope. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere della terza, chiede con cortese sollecitudine l'intervento di cui oggetto, considerato che la scarsa luminosità della strada interessata dal problema mette in serio pericolo la cittadinanza. Poi vi è una richiesta al ripristino rotatorie in calcestruzzo situate tra via dell'Antilope, via Teodoro Moneta e via Nicolò Azzotti. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere della terza, chiede l'intervento di cui in oggetto, considerato che la mancata manutenzione crea ulteriore degrado all'area e mette in pericolo i veicoli marcianti a causa della fuoriuscita di terra e detriti dalla zona delimitata. E poi vi è una richiesta urgente al ripristino punto luce spento in via Francesco Lacolla numero 61. Scritto consigliere della terza Giuseppe Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata urgentemente alla competente azienda AMG al fine di effettuare l'intervento. E poi vi è una segnalazione buche in via Giovanni Bocchieri, tratto compreso tra i civici numero 10 e numero 16. Il sottoscritto consigliere della terza, Giuseppe Quartararo, chiede che la presente segnalazione venga inoltrata urgentemente al comando di polizia municipale al fine di garantire la sicurezza stradale, in quanto le buche presenti nel tratto in oggetto costituiscono fonte di serio pericolo per la pubblica incolumità, in virtù anche del fatto che la strada è priva di marciapiedi e pertanto i pedoni transitano sulla sede stradale. Non vi sono altre comunicazioni. Perfetto. Nell'ambito delle comunicazioni, chi vuole... Ah, già alzato la mano, bravo il consigliere Quattararo. Ha alzato la mano il consigliere Quattararo, quindi... Presidente, poi avevo mandato pure tramite la richiesta di parlare, quindi ho mandato l'email. Va bene, ho visto. Poi il consigliere Bruschetta. Grazie del bravo, Presidente. E allora, riguardo la richiesta che ha presentato il collega Tarantino, volevo soffermarmi proprio su questo problema riguardo ai pali dismessi. Presidente, io avevo più volte segnalato e abbiamo anche approvato una mozione, presentato richieste, ulteriori solleciti riguardo la dismissione dei pali che è avvenuta su un sito a mio parere molto sensibile, perché parliamo di via Oreto Nuova davanti l'ufficio postale. Da più di un anno sono stati dismessi i pali. Sappiamo che l'area davanti l'ufficio postale è molto ampia e i pali presenti sono sul lato opposto della carreggiata di Vioreto. L'intera zona è totalmente al buio, se non fosse per una piccola lampada, un faretto installato proprio dalla società, appunto dalla posta, messo davanti l'ingresso. Quindi tutta la piazza è totalmente sprovvista. Dico, il fenomeno naturalmente si amplifica durante naturalmente le giornate invernali, visto che fa buio prima, ma anche durante il periodo estivo chi deve prelevare al bancomat corre seri rischi. Quindi dico, in virtù anche della richiesta del collega Tarantino, sarebbe opportuno costituire un gruppo di lavoro e verificare anche quali sono le possibilità dell'amministrazione, come si stanno muovendo gli uffici, perché se ne occupa l'ufficio di via Osonia, impianti pubblici a rete e pubblica utilità, capire se ci sono fondi disponibili, come si stanno muovendo, come intendono procedere.
per naturalmente porre fine a questo disagio che intacca sicuramente i cittadini residenti. Pensiamo anche a ragazzi che si escono e magari ritornano in casa durante le ore notturne, serali. Quindi sono fenomeni naturalmente che danno serio disagio ai cittadini e di cui, dico il termine attinente, siamo all'oscuro, dico, di cosa stia facendo l'amministrazione in tal senso. Dico, parliamo di oltre un anno, forse un anno e mezzo, Violeto Nuova. Presidente, abbiamo segnalato che si tratta di un sito sensibile, figuriamoci in una strada, una comune strada dove non c'è nulla. Cosa faccia l'amministrazione visto che non interviene pure dove abbiamo sollecitato che ci sono delle problematiche? Ha sollecitato anche il direttore dell'ufficio postale, presidente. In via conciliazione, se non erro, mancano due o tre pali, ricadono nel lato, per così dire, sinistro, quindi lato della seconda circoscrizione, ma io so che colleghi della seconda hanno richiesto più volte di installazione pure in via conciliazione. Anche se i pali sono in seconda, illuminano i palazzi di fronte che sono in terza, quindi il problema è un po' per tutti e nulla è stato fatto neanche lì. Quindi non so se sia il caso di realmente costituire un gruppo di lavoro riguardo questa problematica e vedere di sbracciarci per affrontare e risolvere e cercare di capire, ripeto, come si sta muovendo l'amministrazione in tal senso. Grazie consigliere Quattararo. Aveva chiesto la parola al consigliere Bruschetta. Prego, consigliere. Grazie Presidente. In parte diciamo, il collega Quartararo diciamo, appunto, diciamo, mi ha, come si suol dire, prima intervenuto prima, diciamo che io avevo su per giù quasi lo stesso argomento, perché appunto, sia per quanto riguarda la sua richiesta, per quanto riguarda la zona delle poste, sia in riferimento a quanto rispondono le MG, se non erro, alla richiesta di Tarantino, però l'MG appunto fa un esame, poi penso che risponderà, diciamo, il consigliere Tarantino. Dice semplicemente che sono stati dismessi questi pali, non dà, diciamo, un ordine o su per giù il tempistica, o quantomeno io, siccome mi ricordo che ho avuto lo stesso problema per la dismissione di pali in via Sonnino e sono passati 10 mesi, però diciamo l'interlocutore, come diceva il consigliere Quartararo, è il servizio a rete via Ausonio. E quindi mi ricordo in quel periodo tempestato quasi mensilmente il servizio a rete, dicendomi che molto spesso non avevano i fondi, stavano provvedendo. Quindi diciamo l'interlocutore principale appunto è il servizio a rete. Quindi diciamo questa risposta, questa richiesta è un pochino, diciamo, ecco, varia, però non va sul punto perché, appunto, se ho ben capito, poi il consigliere mi darà più delucidazioni in merito. Diciamo, appunto, dice che ci sono addirittura 15 pali in via, chiaramente grande la via Placido Rizzotto, 15 pali soltanto in una via. Ecco, quindi devono motivare la motivazione, devono anche dirci l'ufficio particolare. Comunque, sappiamo che l'ufficio a rete è via Ausonia, quindi eventualmente se il consigliere Tarantino ha notizie più approfondite. Io intanto, Presidente, volevo invece riallacciarmi alla mia richiesta fatta 8 giorni fa per quanto riguarda la macchina che c'è incendiata in via Paratore. È inammissibile che, appunto, ho fatto la prima richiesta il giorno 17 maggio, questa macchina di fronte alla scuola che ha preso fuoco, magari non sappiamo le motivazioni, però ecco, ho mandato anche le foto. Io ho trasmesso la nota al Comando Vigili Urbani, al Servizio Ambiente. Non so se è sbagliato mandarla in questi siti, se ci sono ulteriori altri uffici dove mandare, perché rimango, diciamo, un pochino sbalordito il fatto che, appunto, sono passati, diciamo, già 10 giorni, non abbiamo nessuna risposta. Non so se dobbiamo trasmettere la lettera a qualche altro sito. Invece un altro argomento che volevo prendere, Presidente, una volta che c'ho la parola, è che ho trasmesso io in data ieri
una richiesta al responsabile della Reset, il dottor Antonio Pensabene, perché appunto volevo capire un pochino questo problema della Reset e della RAP che continuamente, diciamo, chiaramente si palleggiano, diciamo, chi dice che è la responsabilità ed è uno, chi dice che è la responsabilità è dall'altra parte. Allora, diciamo, ho mandato una richiesta, no? Ho mandato questa richiesta, appunto, prima l'ho sentito telefonicamente, e lui mi ha risposto che appunto però loro come Reset fanno alcune strade, alcune vie sotto segnalazione della RAP, un programma che viene, diciamo, trasmesso mensilmente, non so. Allora, ecco la risposta che mi ha mandato l'email in riferimento alla mia richiesta. Anzi, prima, diciamo, le leggo quello che ho scritto io. Saverio, perdonami, così sennò stiamo parlando più argomenti e questi sono pure argomenti interessanti. Sì, no, faccio subito. Colleghiamo un secondo sulla dismissione dei pali di pubblica. Non so, Presidente, apro un discorso. No, noi apriamo pure perché è importante, ci sono diversi argomenti. Riguardo all'argomentazione che ha portato avanti il consigliere Quartararo, sarebbe opportuno, dato che comunque ci sono diversi punti luce nel nostro territorio che sono stati prontamente segnalati, non dico il 100%, ma una buona parte da parte di tutti i consiglieri. Noi parliamo però di punti luce, diciamo, guasti, non quelli classici, diciamo, che cittadino vengono ripristinati, proprio quelli che necessitano di una manutenzione cosiddetta straordinaria. Quindi sarebbe opportuno iniziare un confronto al più presto, appunto, con l'ufficio preposto, che è assessorato a rete. Impianti pubblici a rete e pubblico utilità, ingegnere Cainone. Quindi prontamente nel giro breve faremo un elenco di tutti questi cosiddetti siti dove necessita di un intervento di manutenzione straordinaria e apriremo un confronto con chi è preposto. E su questo penso che siamo tutti d'accordo. Quindi faccio memoria ai colleghi consiglieri che sono a conoscenza di tutti questi punti luce dismessi, facciamo un elenco e iniziamo a fare un ragionamento in tal senso. Ritornando invece alla dichiarazione del consigliere Bruschetta riguardo quest'auto posizionata, io ho visto che c'è dalla foto c'è un numero di targa, quindi presumibilmente dovrebbe essere a cura del, a meno che non c'è un reato diverso, cioè subito chiaramente da parte del proprietario della vettura, dovrebbe essere appunto a cura del proprietario stesso. Rimuovere il veicolo lì, perché non è al di là di ogni cosa, non è uno spettacolo decoroso ritrovarsi un'auto bruciata di fronte a un plesso scolastico. Però è giusto che facciamo la segnalazione al comando della polizia municipale, proprio per sollecitare il proprietario per una procedura celere per la rimozione del veicolo. Invece, ritornando al discorso consigliere Bruschetta, che lei stava parlando del interlocuzione con Pensabene, dottor Pensabene. Pensabene sarebbe il responsabile? Reset. Quindi riguardo a alcune aree che, come ho capito bene, gli operatori della Reset, alcune le fanno e alcune no, sostenendo che non è di loro competenza. Posso, Presidente? Prego. Allora, il sottoscritto Bruschetta Saverio, consigliere terza circoscrizione,
che l'elenco delle vie in terza circoscrizione di vostra competenza per il diserbo e pulizia marciapiedi, certi di un vostro pronto riscontro, gradite distinti saluti. Questo ieri, e ieri sera mi ha risposto: pregiatissimo consigliere, in premessa occorre effettuare alcune precisazioni, ovvero specificare quanto già anticipato per le vie brevi e segnatamente. Tutte le attività di diserbo e quindi la relativa responsabilità sono di competenza ed in capo alla società RAP. Nell'ambito di un accordo quadro fra le due società RAP e Reset, alcune attività di diserbo che RAP non riesce ad eseguire vengono richieste alla Reset attraverso un elenco che mensilmente viene inviato dalla suddetta società alla Reset, fermo restando che la titolarità e responsabilità rimane in capo alla RAP, come anzi detto. Indi significa che tutte le strade non riportate nell'elenco saranno ripulite dalla RAP oppure trasmesse in un ulteriore elenco il mese successivo. Le predette precisazioni sono doverose al fine di evitare malintesi e soprattutto rendere per iscritto, ovvero formalmente, atti che comunque sono di pubblica conoscenza. Per quanto riguarda la sua richiesta, si ritiene opportuno di riscontrare positivamente l'istanza, atteso che, seppur non abbiamo ricevuto formalmente autorizzazione dalla RAP alla trasmissione a terzi, parimenti non è stato formalizzato neanche un preciso diniego al momento della trasmissione. Peraltro, tutti gli elenchi delle attività di diserbo che Reset effettua vengono settimanalmente pubblicati nel proprio sito istituzionale. Indi, in RepSOA, sono di fatto comunque pubblici e da conoscenza di tutti. Reset, su questo aspetto, dall'aprile del 2015, ovvero a pochi mesi della propria nascita, pubblica settimanalmente le proprie attività nel sito istituzionale, rendendo visibili e pubblici a tutti i lavori che verranno effettuati, in quanto i principi di trasparenza e condivisione sono stati fin da subito ritenuti priorità nell'attuale amministrazione della Reset. Di seguito l'elenco delle strade della terza circoscrizione e relative misure in metri, ove Reset per conto della RAP dovrà effettuare le attività di diserbo nelle prossime settimane. Via Oreto, via Paratore, via dell'Antilope, via Barone della Scala, Baglio Barone della Scala, via Costa Andrea, via Zoti Nicolò, ex dell'Ermelino, via Papa Giovanni, via Dotto Perriere Carlo, via Rumore, Ponte Bonagia. Ecco, questi sono un elenco. Ciò significa che fanno il riservo in via Paratore, Presidente. La traversa che incrocia via del Paolo Orsio, via Salvatore Lo Bianco, quindi non lo faranno. Ecco, poi eventualmente trasmetterò l'email a tutti, diciamo, i consiglieri. Questo per capire un pochino effettivamente com'è l'andamento, perché, ripeto, per me non era chiaro. Ora ho una visione ancora, diciamo, anche se, diciamo, mi lascia un po' titubante, perché, ripeto, appunto, vengono fatti mensilmente un elenco tramite richiesta della RAP alla Reset. Quindi, ripeto, per questo mese, quindi, ci troveremo che faranno, per esempio, via Azoti, ma non faranno l'altra via che è accanto, diciamo, via Zotio dell'Ermellino, perché l'elenco che RAP ha trasmesso alle Reset, secondo loro accordi, come vede, sono combinati in questa maniera. Non mi voglio prolungare, do la parola agli altri. Grazie, sì. Presidente. Grazie, consigliere, è stato molto prezioso questo tuo contributo. Qualcuno vuole integrare qualcosa rispetto a quello che ha detto il consigliere Bruschetta? Perché noi a questo punto ci attiviamo e chiederemo un incontro specifico con la RAP, proprio alla luce di questa dichiarazione che è un assist che ci sta facendo il responsabile della Reset, proprio perché ci dice a questo punto che noi era noto
questa procedura, però dico, sì, diciamo, attraverso delle voci sapevamo che c'erano difficoltà nei pagamenti, quindi per noi questo è, come dire, un contratto, a questo punto, che abbiamo letto. Chiederemo un incontro nel giro breve con la RAP, anzi sin da ora, per quanto riguarda, metteremo in oggetto di serbo verde anomalo nel territorio della nostra circoscrizione, quindi chiederemo tra l'altro che tutte queste vie che noi giornalmente segnaliamo, ogni singolo consigliere, siano inserite nella programmazione cosiddetta generale dei lavori di affidamento alla RAISET, dato che la RAP non ha né mezzi né uomini per poter fare questo tipo di intervento. Consigliere Ilardi. Sì, Presidente. Intanto ringrazio il collega Bruschetta, che è stato molto puntualizzato e come funziona, diciamo, queste due aziende, perché sembrano accorpate ma non sono accorpate. E poi, Presidente, ci sono delle segnalazioni fatte da miei consiglieri e ci sono delle segnalazioni che non sono state fatte da noi, ma ci sono delle vie, delle richieste che noi abbiamo effettuato che in questo organigramma non esistono. Per esempio, io ho presentato quella di via Belmonte Iavelli, con le traverse a pettine, via della Vega, dell'Alto del Dragone e via delle Pleiadi, e non c'è. Ho segnalato l'Alto dell'Anita e non c'è. Ho segnalato diverse vie, come via Carlotti, come via Caduti dell'8 luglio, e non c'è. Cioè, qui bisogna invitare il Presidente. Pensa bene, giusto? Dico pensa bene, si chiama, giusto? No, Ilardi, no, pensa tutto. Bene, ha dato la propria disponibilità. Sì. Dobbiamo essere noi con la inserire nell'elenco. Sì, magari invitarlo, Presidente, e per vedere come... Ah, contestualmente, dicevo, siamo alla RAP, veniamo anche alla RAISET, d'accordo. Bene. Consigliere Quartararo. Sì, Presidente, grazie. Grazie al contributo del collega Bruschetta, dico, intanto noi sapevamo come funziona, che la RAP affida a RAISET... Lo sapevamo, non è che sapevamo una novità. Sì, cioè, non sapevamo, è stato importante avere questo elenco, perché più che l'elenco, dico, ha ufficializzato quello che sapevamo, cioè nel senso che la RAP affida lavori alla RAISET, ma spesso, e ci sono pure lamentele, soprattutto nei social, da parte dei cittadini, che operatori della RAISET si rifiutano di fare determinati interventi perché sostengono che non è di... Presidente, un'altra cosa mi volevo soffermare, su un altro aspetto. Dico, sì. Per me non è un metodo valido, cioè si effettuano interventi a macchia di leopardo, e dalle vie citate dal collega Bruschetta, se vogliamo dare un'analisi, vengono fatte, per così dire, le vie di maggiore transito, perché lui parla di via Paratore, ma non parla di tutte le traverse limitrofe nell'elenco, parla di via dell'Ermellino, via Nicolò Azzotti, scusate, ma non si parlano di tutte le traverse che così confluiscono su via Nicolò Azzotti, lo stesso per via Paratore. Dico, non ci possono essere, Presidente, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Dico, abbiamo, chiunque di noi transita nella nostra circoscrizione, e tutta questa zona, a partire dall'area... per così dire, di Vioreto Nuova fino ad arrivare a Bonagia, passando per via dell'Orsa, Falso Miele e quant'altro, abbiamo in tutte le strade l'erba come minimo alto un metro e mezzo. Dico, qui va fatto un lavoro capillare, non a macchia di leopardo, iniziare un intervento che richieda veramente uno sforzo da parte di entrambe le aziende, sia RAISET che RAP, iniziare a lavorare sulla zona Oreto Nuova che vada dalle spalle dell'ufficio postale fino ad arrivare in via Santa Maria di Gesù, dove il collega Terranova ha presentato oggi la richiesta, e fare tutte le vie principali e le traverse, poi spostarsi nella parte alta di via dell'Orsa e così via. Non si può fare un intervento così a macchia di leopardo, Presidente. Noi possiamo presentare richieste
a Fiumi, perché tutte le vie sono combinate nella stessa maniera. Qui va fatto veramente un intervento forte e capillare, in maniera proprio da coprire l'intera area, perché dico tutte le vie sono combinate nella stessa identica situazione. Sì, no, sono d'accordo con te. Tutte le vie sono. Infatti, ci vuole programmazione. Occorre programmazione. Tra l'altro, il dottore pensa bene, gli ha trasmesso un elenco Presidente, come di. giustifichiamo che per dire, il collega Bruschetto o io o altri colleghi hanno presentato per esempio richiesta sul diserbo di via Sonnino, un esempio. Viene fatta via Paratore e via Sonnino e poi se ne vanno. Dico, cosa riferiamo ai cittadini? Ritorneranno fra un mese, fra 2 mesi? Cioè è inspiegabile una situazione del genere. Sono d'accordo con te, ma difatti, dico, l'elenco delle vie che ha appunto elencato il consigliere Bruschetta sono interventi che la Reset si ritrova a seguito di una, chiamiamola, disposizione della RAP, quindi perché loro di sua iniziativa non fanno interventi La se non presa è con mera esecutrice. effetto. Allora, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, come del resto dico, la RAP è a conoscenza delle nostre segnalazioni. Dico, concretizzare con la RAP nel dire: guardate, che oltre a queste vie occorre fare un piano straordinario in tutte le zone del nostro territorio dove necessitano interventi di diserbo. Ma oltre alle strade principali, chiediamo, soprattutto in prossimità delle abitazioni, chiediamo il disegno delle vie cosiddette limitrofe alle vie principali. Punto. Dico, appena ci incontreremo con la RAP, faremo ci proporremo questo cronoprogramma. Poi, se ci saranno difficoltà, ce le devono spiegare. Consigliere Tarantino. Sì, Presidente, grazie per la parola. Niente, concordo con tutto quello che si è detto fino adesso. Il problema è questo, che purtroppo, visto i ritardi che ci sono stati appunto nella pianificazione di questo tipo di attività, adesso tutte le strade sono urgenti. Quindi sicuramente. Magari verrà fatta qualche strada e l'altra accanto, come diceva il collega Quartararo, no. Purtroppo devono recuperare, quindi mi sa che ci vuole un po' di pazienza, perché capiamo bene che fare la terza circoscrizione in breve tempo non è facile, pure perché è un territorio abbastanza esteso. In effetti questo tipo di attività doveva essere svolta prima, questa è la realtà dei fatti, non adesso, iniziare adesso. Quindi spero che naturalmente nel più breve tempo possibile questo tipo di attività venga portata a termine su tutto il territorio e niente, che diciamo per il futuro si cerchi di ottimizzare questa tipologia di servizio, non più su richiesta, ma bensì su programmazione vera e propria. Grazie, Presidente. Scusate, avevo il microfono disattivato. Grazie, consigliere Tarantino. Vedo che nessuno ha alzato più la mano, quindi non ci sono Presidente, più. Prego, mi può dare un attimino la consigliere parola? Presser. Prego, prego. La ringrazio per la parola. Volevo dirle, a proposito di dismissione di pali, che all'angolo di via Mario Orso Corbino con la Violeto c'è un marciapiede strettissimo dove c'è ubicato un palo che diciamo reclamizzava la CEMEL, l'ex CEMEL, che non c'è più, che ostruisce completamente il marciapiede. Alcuni cittadini mi hanno fatto presente che sarebbe opportuno togliere questo palo una volta che è dismesso. Che devo fare, Presidente? Questo è in pratica è un palo collocato a suo tempo da un privato, quindi Sì. bisognerebbe fare una Posso? segnalazione.
Non lo, a questo punto facciamo una segnalazione al comando dei vigili urbani. Sì. Proprio per chiedere per la dimissione di questo, che non è un palo di pubblica illuminazione, ma un palo no, di pubblicità. No, no, no. Sì. Che sì, ce ne saranno diversi in tutta Palermo, effettivamente. Questo è immenso, sì, però è immenso, faremo sì. Allora una segnalazione al comando dei vigili urbani. Tu mi dai l'indirizzo preciso. Sì. Sarebbe opportuno un allegato fotografico, così sì, siamo più chiari nell'esprimere la nostra richiesta, e lo manderemo. Iniziamo a mandarlo al comando dei vigili urbani. Ok, va bene, grazie presidente. Ovvero possiamo pure presentare addirittura una mozione per la rimozione di questo palo. Dico, che, vabbè, mi consigli lei, presidente, cosa vabbè, vabbè, ora a fine seduta ne parliamo meglio. Va allora, bene, dato che non ci sono altri interventi, andiamo a dare lettura, se la dottoressa Calderone è pronta, del verbale. Subito. Allora, il verbale è quello del 18 maggio. Un attimo che si sta aprendo. Allora, l'anno 2021, il giorno 18 del mese di maggio alle ore 9, si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione con modalità telematiche mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legge numero 18/2020, ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo con avviso di convocazione del protocollo 633354 del 12/5/2021 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ODG. Presiede alla seduta il vicepresidente Andrea Gullemi, partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone, redige il verbale il collaboratore amministrativo signora Sabica. Il presidente alle 9:34 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri Adelcio, Bruschetta, Gullemi, Lardi, Prester, Quartararo, Rappa, Tarantino e Terranova. Risultano 9 consiglieri. Verificata la presenza del quorum per la validità della seduta, il presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori e le persone dei consiglieri Lardi, Prester e Terranova. La nomina dei suddetti è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto dell'ODG, ovvero la comunicazione del presidente. Dando lettura di un'email pervenuta da parte del signor Francesco Domino che chiede un incontro con il sindaco per l'utilizzo della struttura polifunzionale di Bonagia, si procede con la lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri al presidente per il successivo inoltre alle aziende competenti. Richiesta a rimozione dei rifiuti ingombranti di fronte postazione RSU di via Placido Rizzotto di fronte ai civici 39 e 41 a firma Tarantino. Sollecito rimozione ramaglie in via Guido Rossa a firma Tarantino. Richiesta pulizia e diservo in via Giuseppe Carlotta a firma Bruschetta. Richiesta pulizia e diservo in via Caduti dell'8 luglio 1960 a firma Bruschetta. Richiesta spazzamento in via della Regione Siciliana sul destro 3560 a firma Ilardi. Richiesta ripristino rotatori in gomma alto materiale tra il viadotto Perriere, via Orsa Minore e via della Regione Siciliana sul destro a firma Tarantino. Richiesta ritiro ingombranti in via del Borgo altezza civica 86 a firma Prester. Sollecito richiesta di rimozione di rifiuti ingombranti in via Brasca, angolo con via Santa Maria di Gesù, a firma Terranova. Rimozione auto incendiata in via Paratore di fronte alla scuola Cesario, a firma Bruschetta. Richiesta di rimozione recipienti in Eternet via Rocco Iemma, muro di cinta, scuola Rosolino Pilo, a firma della consigliera Rappa. Il consigliere evidenzia che in riferimento alla nota del cittadino che richiede l'utilizzo della struttura di Bonagia resta il problema che non si hanno notizie dopo il sopralluogo effettuato dal consiglio insieme all'assessore allo sport. I tempi dell'amministrazione si sono allungati e per cui occorre fare chiarezza. Pertanto è necessario invitare l'assessore allo sport per un confronto. Chiede la parola al consigliere Quartararo che vuole aggiornare il consiglio sull'esito di una mozione deliberata in consiglio. Fa presente che sono in corso i lavori per regolamentare e attenzionare il tratto di strada di via Campisi. E considerata la presenza della scuola nella via, sono stati rifatti gli attraversamenti pedonali
le temperature da parte dell'azienda ANAT. L'intervento non è stato ultimato perché alcuni cittadini non hanno rispettato il divieto di sosta imposto dall'azienda. Si spera che questa notte venga rispettato e che l'azienda proceda ad ultimare l'intervento richiesto dal dirigente scolastico. Informa inoltre che dopo tante richieste sollecite anche da parte del consigliere Prester è stato effettuato il riservo sul marciapiede di Mitrofo alla scuola Oberdan. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Tarantino, che vuole parlare del paventato rincaro della Tari, che a suo parere ritiene inopportuno perché i servizi che vengono erogati dalla RAP sono inefficienti e i cittadini sono stanchi di subire passivamente aumenti della tassa non dovuti ad un miglioramento dei servizi, ma solo a coprire deficienza di programmazione. L'efficienza dei servizi pubblici offerti è ulteriormente peggiorata, per cui si oppone all'aumento della tassa. Chiede la parola al consigliere Bruschetta, che specifica che nessuno vuole l'aumento della tassa. Dopo anni si continua sempre a parlare dell'operato insoddisfacente della RAP. Vuole solo fermarsi sulla richiesta avanzata dal cittadino per l'utilizzo della struttura Bonagia, ricordando che l'iter dell'affidamento della struttura si era bloccato perché le associazioni non avevano presentato il DVR, ossia il documento di valutazione dei rischi. Si è già nella stagione estiva e dovevano partire i corsi per le attività motorie all'aperto, ma si assiste all'immobilismo dell'amministrazione, che invece avrebbe dovuto accelerare l'affidamento della struttura, che potrebbe offrire molto al territorio. Chiede la parola il consigliere Tarantino, che dichiara che è a conoscenza che questo stallo è dovuto alla presentazione del documento del DVR. È stato superato, l'amministrazione ha aperto il bando ad altre associazioni, quindi i tempi si sono allungati. Chiede la parola al consigliere Ilardi, che fa presente di avere presentato la richiesta di spazzamento di viale Regione Siciliana Sud-Est, perché i cittadini lamentano che l'operatore ecologico non si vede mai. E quando passa spazza e raccoglie gli aghi dei pini ammucchiando le grate della strada senza raccoglierli. Poi arriva il vento e li disperde. Chiede la parola al consigliere Quartararo, che vuole comunicare al consiglio che ieri ha incontrato una delegazione di cittadini dei cantieri di lavoro che hanno lavorato per 3 mesi in servizio a Ville e Giardini. Ma ancora oggi, a distanza di 6 mesi, non hanno ricevuto nessun compenso per la loro attività lavorativa. Gente che per recarsi al lavoro non aveva nemmeno i soldi per il carburante o per il pranzo. Ha raccolto questo grido e ha cercato di metterlo in contatto con gli uffici preposti, ovvero la Regione Sicilia. Il ritardo è dovuto al fatto che i dati dei lavoratori dovevano essere caricati nella piattaforma, per cui occorre del tempo. È stato assicurato che il 20% verrà erogato a fine mese, il 70% il prossimo mese e il 10% dovrà interrogare il Comune. Il Presidente specifica che sono aspetti legati alle somme che la Regione dispone. Anche quest'anno questi contratti sono stati rinnovati, ma non per Palermo, le lungaggini penalizzano i lavoratori. Chiedo la parola al consigliere Tarantino, che afferma che questa mattina ha visto qualche incivile buttare i sacchetti della spazzatura nel cestino buttacarte. Gli operatori della RAP lo hanno fotografato. Avrebbero dovuto fotografare anche tutto l'ambiente circostante, non solo il sacchettino. Il Presidente dichiara che ormai è diventata una prassi che le partecipate rispettano ciò che è previsto dai contratti di servizio. Si dovrebbero fotografare le cose che non svolgono e sicuramente ci sarà un serio problema per le casse comunali, solo che ancora non viene detto pubblicamente. Alle 10.22 esce il consigliere Adelfio, risultano presenti 8 consiglieri. Si passa al secondo punto all'ODG, ovvero approvazione verbale con la lettura verbale relativa alla seduta dell'11 maggio 2021, approvato alle 10.24 per appello nominale, il cui esito è il seguente, presenti 8, votanti 8, voti favorevoli 8. Si passa al terzo punto all'ODG, ovvero atti ispettivi e funzioni propositive, con la mozione avente per oggetto realizzazione zona scambatura cani presso area verde ubicata a ridosso rotondo in via Oreto, via Regione Siciliana, direzione Ponte Belmonte, a firma del consigliere Bruschetta, protocollo 23.6.2.19 del 29.3.2021. Illustra la mozione il consigliere Bruschetta, che considerato che in questi ultimi anni i possessori di cani sono sempre più numerosi ed esiste una vasta area in prossimità della rotonda di Via Oreto in via della Regione Siciliana in direzione del ponte Giafar con accesso di fronte al bar acquario,
Si vorrebbe creare un'area di sgambatura per i cani opportunamente recintata e segnalata con un cartello sgambatura cani, dove i possessori dei cani possono far correre, giocare e socializzare tra loro libero dal guinzaglio, sotto la sorveglianza e la responsabilità dei proprietari. Chiede la parola al consigliere Quartararo, che si dichiara favorevole all'idea di creare quest'area riservata ai cani. Riguardo all'ubicazione, ritiene che prima l'area debba essere recintata e messa in sicurezza, perché si parla di una zona vicino all'autostrada e a viale regione siciliana altamente trafficata. Il consigliere Bruschetta replica che nella mozione è specificato che l'area deve essere recintata. Alle 10:24 esce la consigliera Raffa. Risultano presenti 7 consiglieri. Il presidente specifica che l'idea di dotare la terza circoscrizione di un'area riservata alla sgambatura dei cani è una cosa positiva. La zona Oreto è ricca di aree verdi, ma occorrerà scegliere le aree non vicine ai centri abitati. In tutte le città esistono le aree dedicate ai cani. Alle 10:25 escono i consiglieri Presser e Tarantino. Risultano presenti 5 consiglieri. Chiede la parola al consigliere Lardi, che dichiara che il luogo scelto per realizzare questo tipo di intervento non si presta perché è molto trafficato. Chiede la parola al consigliere Quartararo, che fa presente che attualmente la villetta è fruibile ai cittadini. Ben venga la realizzazione dell'area, ma occorre non tralasciare la sicurezza. Il consigliere Bruschetta risponde che saranno gli uffici preposti a valutare la sicurezza del luogo e a stabilire la fattibilità degli interventi da realizzare. Fa presente di aver voluto presentare una mozione perché il territorio circoscrizionale è privo di queste aree dedicate ai cani. Il presidente propone di approvare la mozione senza individuare l'area e magari ascoltando la disponibilità dell'amministrazione. Individuare altre aree sempre nel territorio. Il presidente pone in voto la mozione, ma constata che manca il numero legale per l'approvazione. Esauriti gli argomenti alle 10:50, il presidente chiude la seduta. Sì, perfetto. Scusi, dottoressa. Sì. Tanti, alza la mano. Sì, grazie, prego, presidente. Grazie, presidente. Durante la lettura ho forse capito male, ma lei ha detto esce Tarantino. Io sono rimasto fino alla fine, ricordo. Alle 10:25 escono i consiglieri Presser e Tarantino. Risultano presenti 5 consiglieri. Io ero presente. Non è come se abbiamo votato la mozione, quello è il giorno prima. Sì, mi ricordo che non c'era il numero legale. Forse Terranova, non lo so. Comunque. Vabbè, questo me lo faccia controllare nel brogliaccio. Va bene, ok. Lo controlliamola nel registro, perché comunque la conta è giusta, perché i consiglieri poi presenti sono sempre 5. Ok. Infatti, perché il fatto che siete stati in 5 non si è potuto procedere alla votazione. Quindi okay. Se c'è qualche errore di cognome, ma non credo. Può darsi che c'è stato anche lo scollegamento, va bene? Oh, appunto, ci deve essere uno scollegamento e quindi una precisazione, dottoressa. Sì. In realtà io non l'avevo messa in votazione la mozione. Ho detto considerando che allora ci mettiamo così, che il presidente ha constatato che manca il numero legale, non procede alla votazione. Ok, dico, noi la votiamo, votiamo il verbale, chiaramente poi ci appuriamo di questa cosa di Tarantino. D'accordo? Sì, va bene, allora presidente, non metto, pone votazioni, constatato che manca il numero legale per l'approvazione, chiude la seduta. Esatto. Allora, poniamo in votazione il verbale che abbiamo letto. Sì, un attimo solo. Sì, faccio. Allora, procedo
appello nominale per l'approvazione del verbale. Sant'Angelo non c'è. Adelfio. Favorevole. Bruschetta. Approvo. Gulemi. Favorevole. Ilardi. Favorevole. Prester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. Allora, il verbale è approvato con 9 voti favorevoli. Perfetto. Allora, noi chiudiamo la seduta e poi ci intratteniamo alcuni chiaramente per disporre questo invito urgentissimo con la alla luce della nota letta dal consigliere Bruschetta con la RAP, proprio specificando nell'oggetto piano straordinario di diserbo nel territorio della terza circoscrizione, e poi vediamo di organizzarci per quanto concerne l'incontro con per i punti luce, questi cosiddetti dismessi. Allora, io chiudo la seduta alle ore 10:30. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Buona giornata.